Buonasera a tutti, bentrovati per questa ultima sessione del nostro corso TDC 036, la teologia alla prova del Covid-19. Dialoghi tra la teologia e la scienza, ma forse potremmo anche titolare prove di dialogo tra la teologia e la scienza. Un saluto carissimo al dottor Burgio. Un saluto carissimo al professor Prem Xalxo, che rappresenta il Dipartimento di Teologia Morale. E un saluto naturalmente al nostro decano che ci accompagna in questa iniziativa, il professor Philip Rences, e ai professori che sono presenti o sono in collegamento. Un saluto alla nota giornalista, la vaticanista Stefania Falasca, che oggi ci accompagna, no, che per il futuro forse avrà anche modo di darci prospettive su questo nostro corso. E naturalmente un saluto agli studenti della facoltà, a tutti coloro che si sono iscritti da remoto come corso di aggiornamento. Grazie per la vostra partecipazione, grazie per il vostro sostegno, grazie anche per le vostre indicazioni. Sono state preziose e siamo andati sempre più affinando il metodo di questo nostro corso. Un metodo che prevedeva la possibilità di inviare al dottor Burgio presto relazioni, un abstract delle relazioni. Per problemi di traduzione, questa volta, non essendo l'italiano la lingua madre del professor Xalxo, relazione è arrivata tardi, ma mi sono preso la libertà di chiedere al dottor Burgio di fare il suo mestiere. Perdonate la frase un poco gergale, ma è la domanda davvero allo scienziato, al biologo molecolare, che ci dica la sua prospettiva sulla vita e come un biologo molecolare, con quelle che sono le competenze ma anche le esperienze sul campo, può parlarci della vita e di questa grandezza della vita, no, come dono, no, è una delle espressioni che il professor Xalxo ha messo nella sua relazione. E quindi in questo senso credo che ci troviamo di fronte alla possibilità di vedere se il metodo che abbiamo elaborato in questi incontri si è andato affinando a tal punto che i due relatori, pur non essendosi parlati, si incontreranno, no? Io credo che sì, vedendo un poco le prospettive che, e gli orizzonti che sono stati disegnati. Naturalmente siamo vicini al Natale, no? E paradossalmente proprio in questo momento in cui il nuovo DPCM ci impedisce di muoverci tra comune e comune, noi andiamo a riflettere sulla vita e sulla domanda relativa alla vita. E l'interrogazione forse la più diretta, la più immediata e quindi anche la più inquietante, non solo perché risponde alle famose domande di senso, chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo, ma forse perché di fronte a questa pandemia il dove andiamo si traduce con una espressione ancora più radicale: che ne sarà di noi? Potremo tornare a vivere in libertà? E a quali condizioni e semmai quali sono le pratiche buone che permetteranno di consegnarci una vita altrettanto buona. No? Il corso ci ha insegnato a rileggere la storia, la vita, le situazioni con altri occhi, mi pare. Abbiamo provato un approfondimento diverso. Rileggere la pandemia in tutti i suoi risvolti permette anche di rileggerla come un'opportunità, di rileggere la propria vita, di reinterpretarla
alla luce di principi più profondi, più veri. Naturalmente, in questo senso, una visione cristiana della vita, no, diventa assolutamente fondamentale. Allora, in questo nostro incontro avremo la possibilità di rileggere la vita dal punto di vista della teologia morale. Che cosa ha da dire la teologia? In questo caso, appunto, la teologia morale, il professor Exalso insegna in questo dipartimento ed è oltretutto direttore del diploma di ecologia integrale, legato in maniera particolare a una visione del mondo introdotta dalla Laudato Si. E questo è un passaggio di grande, grandissima importanza. Che cosa possa e che cosa debba diventare in una prospettiva cristiana la Laudato Si e le pratiche indicate dalla Laudato Si ancora non lo abbiamo sufficientemente approfondito. In alcune diocesi, in alcune chiese particolari, sono stati introdotti degli uffici legati alla custodia del creato, che rappresentano un'assunzione di responsabilità. Evidentemente dobbiamo molto camminare in questa via, no? E come Chiesa credo che non siamo così abituati a riflettere sulla realtà della creazione da custodire con responsabilità in comunione con gli altri uomini, in comunione soprattutto con la scienza. Naturalmente dall'altra parte ci sarà anche la lettura del biologo molecolare, non voglio dire neanche della scienza, perché come ci è stato ricordato in uno degli incontri sono tante le scienze, le discipline, e quindi qui c'è una disciplina particolare, ma è particolarmente vicina alla vita. Perché? Perché va a studiare, no, e questa una delle, forse tolgo una delle, ma è la più grande competenza del dottor Burgio, no, in tema di genetica e di epigenetica. E quindi la possibilità di ascoltare oggi un discorso sul genoma e sull'epigenoma. E quando parliamo di questo è come se noi andassimo a studiare il microcosmo per comprendere il macrocosmo. Mi permettete una piccola indicazione per chi insegna l'ecclesiologia anche attraverso le figure, lo studio nel Medioevo della corrispondenza tra macrocosmo e microcosmo. Gli autori medievali, pur non avendo la scienza dalla loro parte, no, però erano capaci di discorsi incredibili. Penso alla cattedrale di Anagni, alla cripta, dove non solo ci sono le indicazioni della scuola medica di Salerno, ma c'è proprio la rappresentazione del cosmo con l'uomo al centro, le sue età della vita e la corrispondenza appunto tra microcosmo e macrocosmo. E oggi mi pare che uno scienziato, un biologo molecolare, possa spiegarci, a partire dal microcosmo che indaga con tanta competenza, no, il senso della vita e il senso della vita dentro questo cosmo. Naturalmente questo permette, no, in tutte e due le relazioni, no, c'è questa sottolineatura, no, di cogliere i pericoli di una società tecnocratica. E allora proviamo in questo senso a ascoltare questo confronto che può sembrare lontano, ma in realtà è più vicino di quanto noi non possiamo nemmeno immaginare. E allora in questo senso, no, proviamo ad aprire questa finestra tenendo presente che la morale guarda da un punto di vista particolare, quello dei comportamenti, l'uomo, e lo coglie nella sua capacità di porsi di fronte alla vita, e la scienza, l'epigenetica in maniera particolare, diventa questa finestra sul così piccolo da diventare così invisibile, ma un invisibile che appunto uno studioso ci permette di leggere con profondità. Ci aiutino allora i due relatori a comprendere, no, queste prospettive
li ringraziamo per la loro fatica a preparare il testo e a entrare in dialogo. Anzitutto la parola al professore Prem Xalxo. Grazie, professore. Grazie, professor Dario Vitali. Io presenterei dal punto di vista della teologia e anche toccando Laudato Si, perché è proprio il mio campo, e lascio quella parte scientifica al dottor Ernesto Burzo. Il Covid-19 ci ha avvolto in una situazione di incertezza, insicurezza, claustrofobia, disperazione e tristezza, privandoci dall'esuberanza degli abbracci, della gentilezza, delle strette di mani, dell'affetto dei baci, e ha trasformato le relazioni in interazioni timorose tra sconosciuti. La nostra riflessione interdipartimentale su varie realtà umane percosse dal Covid-19 avvalora il nostro impegno comune e serio di camminare insieme con una nuova speranza verso un futuro migliore e solidale. Il 27 marzo 2020, nelle tenebre fitte di una piazza San Pietro completamente vuota, Papa Francesco ha presieduto un momento straordinario di preghiera nel tempo di pandemia. Cito: come i discepoli del Vangelo siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di trovarsi sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a rimare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa barca ci siamo tutti, come quei discepoli che parlano a una sola voce e nell'angoscia dicono: siamo perduti. Così anche noi ci siamo accorti che non possiamo andare avanti ciascuno per conto suo, ma solo insieme. La nostra ricerca comune di una risposta teologica in dialogo con la scienza su varie domande fatte da ogni dipartimento della Facoltà di Teologia dimostra che nell'unico oceano inquietato dal Covid-19 siamo su diverse barche: la barca biblica, la barca patristica, la barca fondamentale, la barca dogmatica e la barca morale. Oggi cerchiamo di salire insieme su un'unica barca per affrontare le domande sia sulla vita umana sia sulle altre forme della vita in base ad alcuni punti salienti della vita, perché vita significa già di per sé una serie di azioni diverse, inafferrabili come unità e forse anche in reciproca contraddizione. Un insieme incongruo di nascere, nutrirsi, riprodursi e morire. Il focus della nostra domanda sulla vita alla luce del Covid-19 sarà fondato su alcuni aspetti basilari perché possa fornire una risposta adeguata e teologica, cioè la vita come dono prezioso di Dio, la fragilità e la vulnerabilità della vita, la relazionalità, la dipendenza umana dalla scienza e dalla tecnologia e la sanificazione della coscienza. Primo punto: valore della vita umana, un dono prezioso di Dio. Nel libro di Deuteronomio, il Signore invita il suo popolo a scegliere la vita come un dono e una benedizione. Dice: io ti ho posto davanti la vita e la morte,
la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, perché viva tu e la tua discendenza, amando il Signore tuo Dio, obbedendo alla sua voce e tenendoti unito a Lui, poiché è Lui la tua vita e la tua longevità. Nei primi mesi della pandemia in Italia, in modo particolare in alcune province nordiche, abbiamo visto e vissuto una situazione drammatica di ansia, angoscia e tristezza, vedendo tanti morti e sepolti senza essere accompagnati da parenti, amici e familiari. Non possiamo immaginare il dolore provocato dalla perdita di una persona cara e la disperazione di non poterla congedare nel modo dovuto da ogni famiglia, comunità o cultura. Condivido la mia esperienza. È morto in agosto anche un mio cugino di 64 anni. Le persone sanitarie avevano già messo la salma tutta congelata nella tomba e l'escavatore copriva la tomba con la terra, ma gli abitanti di quella zona li hanno forzati di tirare fuori la salma già quasi sepolta. Avevano paura che la salma potesse causare la disseminazione del virus. Dopo due giorni è stato sepolto sotto la protezione di poliziotti armati. Anche da distanza provavo una sensazione inquietante e deprimente che fosse davvero arrivato il tempo in cui i morti seppelliscono i loro morti. Sicuramente la morte di ogni persona ci fa vedere il valore della vita in qualsiasi situazione, soprattutto in questo tempo di pandemia. La vita è un dono prezioso del Dio Creatore. Il libro delle Genesi racconta come Dio plasma l'uomo con la polvere del suolo e soffia nelle sue narici un alito di vita. Dal punto di vista della filosofia e teologia cristiana, Dio Creatore è la causa ultima dell'esistenza della vita. Nella visione cristiana, la vita viene configurata come un dono di Dio. Come dono divino, la vita umana diviene questo principio cardine e alla base di tutta l'antropologia cristiana. Come dono divino, la vita umana diviene un bene incomparabile e un irripetibile territorio dell'esistenza, in relazione con le altre forme della vita per la sua continuità, sopravvivenza e fioritura. In un'intervista, il cardinale Carlo Maria Martini aveva ben accennato che c'è un attaccamento primordiale della vita che non è solo istinto di sopravvivenza, ma certezza interiore non razionale che vita è un bene. Questo istinto è primordiale e attraversa tutto. Il Covid-19 ha avvalorato il valore della vita in contrasto con tanti morti inaspettati. Senza dubbio, la vita è la consapevolezza della morte, ma è anche tante altre cose. Movimento, energia, fragilità, cammino, contemplazione. E nascere, nutrirsi, riprodursi e morire per la scienza. Però per la fede è essere creati e ricevere un dono. Come un dono di Dio, la vita riceve il valore più alto per l'uomo,
perciò deve essere accolta, custodita, rispettata e amata. Secondo punto, valore della vita in relazionalità. Laudato si esalta il valore e la bellezza della vita in relazione con gli assiomi. Tutto è in relazione, tutto è connesso, tutto è intimamente relazionato. La vita umana fiorisce e raggiunge la sua pienezza in comunione con gli altri, in una relazione armoniosa con le altre forme della vita. L'uomo è un essere sociale e dialogico, perciò la vita di ogni persona non appartiene soltanto a essa, ma anche ai familiari, agli amici, alla comunità. Una certa cultura laica vorrebbe trasformare la morte in un evento banale, ma la morte non è mai banale, è solennità, è mistero. Ogni volta che muore qualcuno, un intero mondo scompare e si perde per sempre. In questa interconnessione intima di tutte le forme della vita, come delinea Fratelli Tutti, è difficile pensare che questo disastro mondiale non sia in rapporto con il nostro modo di porci rispetto alla realtà, pretendendo di essere padroni assoluti della propria vita e di tutto ciò che esiste. In senso positivo, la pandemia manifesta in modo eclatante e profondo che l'intera umanità è una comunità strettamente legata a un futuro condiviso fra tutti i viventi e che solo come comunità si può collaborare per affrontare le varie sfide e crisi che minacciano la vita e il benessere umano integrale. Il Covid-19 ci ha anche insegnato che una vita umana nella sua pienezza significa la realizzazione della propria specifica esistenza entrando in comunione con Dio e con tutti i viventi. La ricerca del modo in cui stabilire le relazioni tocca profondamente ogni essere umano, induce a riflettere sulla nobiltà e grandezza della vita e di conseguenza a rispettare ogni vita nella sua integralità. John Donne, il poeta inglese, descrive il valore della vita in relazione con gli altri in una delle sue famose poesie. Nessun uomo è un'isola, completo in sé. Ogni uomo è un pezzo di continente, una parte di esso. La morte di qualsiasi uomo mi diminuisce perché faccio parte dell'umanità. Quindi, non mandare mai a chiedere per chi suona la campana, essa suonerà anche per te. Sicuramente non è possibile vivere nel senso pieno senza relazionarsi. Il Covid-19 ci ha costretto a guardare il distanziamento sociale, in realtà il distanziamento fisico, come una nuova abitudine di rimanere sani e salvi e un nuovo approccio di interazione con gli altri esseri umani senza aver contatti fisici, costringendoci a rimanere a casa durante il lockdown, il Covid-19 ci ha insegnato anche il significato più profondo della connessione interumana all'interno delle famiglie e delle varie comunità. Il desiderio interiore di uscire allo scoperto per una passeggiata o per un incontro con gli altri ha inoculato in noi il valore di essere in contatto con il mondo al di fuori di sé, soprattutto con la natura.
In effetti, ora siamo invitati a sviluppare un senso di relazione più profonda con le altre forme di vita. Nel contesto della relazionalità, un passo ulteriore che serve con più urgenza è quello di smascherarsi interiormente e di far uscire il virus dell'atteggiamento egocentrico, del narcisismo, dell'avidità, dell'orgoglio e della globalizzazione dell'indifferenza. Tale virus chiude i nostri occhi e assorda le nostre orecchie per non ascoltare tanto il grido della terra quanto il grido dei poveri. Smascherare e sanificare l'avidità e l'orgoglio, orgoglio umano, significa anche una chiamata e una sfida a cambiare radicalmente lo stile di vita, il dolore, l'incertezza, il timore, la consapevolezza dei propri limiti che la pandemia ha suscitato fanno risuonare l'appello a ripensare i nostri stili di vita, le nostre relazioni, l'organizzazione delle nostre società e soprattutto il senso della nostra esistenza. A parte questo, si deve sanificare la coscienza umana purificando gli atteggiamenti e comportamenti nei confronti di tutte le forme della vita, soprattutto quelli più deboli, fragili e vulnerabili. La comunità umana può garantire la continuità e la prospettiva solo disinfettandosi dall'invasione inesorabile di altre forme di vita e abbandonando l'abitudine di divorare tutto ciò che esiste sulla faccia della terra, compresi pangolini e pipistrelli. Terzo punto, corona e paradigma tecnocratico dominante. È interessante notare che la corona in lingua italiana è il simbolo del potere, prestigio e atteggiamento egocentrico. Nella sua qualità di essere il coronamento della creazione di Dio, l'uomo ha esibito nell'era pre-Covid una fiducia eccessiva sull'intelligenza umana, sulla scienza e sulla tecnologia per risolvere tutti i problemi, le crisi, le sfide esistenziali, fino al punto di controllare l'inizio e la fine della vita. Tuttavia, l'immensa crescita tecnologica non è stata accompagnata da uno sviluppo dell'essere umano per quanto riguarda la responsabilità, i valori e la coscienza. Il Covid-19 ha fatto emergere la vulnerabilità e l'importanza umana di fronte alla grandezza e il potere della natura insondabile. Tra la fragilità e la vulnerabilità, il fatto rimane che l'inizio della vita e la sua custodia e il suo sviluppo dipendono dall'amore e dalla cura di tanti altri. Il paradigma tecnocratico dominante ci ha fatto sentire anche noi possiamo diventare come Dio. Però alla fine accorgiamo candidamente che la vita è forte ma fragile, perché è una scelta che si compie continuamente. La morte è un avversario, un punto fermo nella lunga sequenza di scelte di cui è fatta la vita: nascere, nutrirsi, riprodursi. Senza dubbio, l'incredibile sviluppo della scienza e della tecnologia ha potuto moltiplicare le occasioni di piacere, ma essa difficilmente riesce a procurare la gioia. Diversi mesi di isolamento hanno esposto i limiti alla nostra dipendenza dal potere e dall'intelligenza umana e ha dimostrato il forte bisogno e il valore della collaborazione e dell'interdipendenza. Quarto e ultimo punto. Speranza in un futuro migliore.
Le esperienze del Covid-19 ci hanno insegnato alcune preziose lezioni per valorizzare il concetto della vita che raggiunge la sua pienezza non nell'isolamento, ma nella comunione con le altre forme della vita. Tra la claustrofobia e la continua incertezza si è evoluto uno spirito umanitario igienizzato per rispettare ogni forma di vita e per lavorare insieme per un futuro migliore. Stare insieme in spirito di collaborazione e sostegno reciproco è una parte integrante del coltivare relazioni interdipendenti, interconnesse per la sopravvivenza e la continuità della vita umana e per il benessere umano integrale. Papa Francesco esorta a tale collaborazione perché solidarietà oggi è la strada da percorrere verso un mondo post-pandemia, verso la guarigione dalle nostre malattie interpersonali e sociali. È una strada per uscire migliorati dalla crisi. La vita umana e le altre forme di vita si sviluppano e fioriscono in ambiente che sia favorevole alla nascita, crescita, maturità e pienezza di ogni forma della vita. Perciò è indispensabile proteggere l'habitat naturale. Se invece continuiamo a distruggerlo, invitiamo le nuove pandemie nel prossimo futuro. Il modo in cui l'habitat naturale viene annientato nelle regioni panamazzoniche in altre parti del mondo ci fa temere che alcuni nuovi virus mutati e più potenti possano fuoriuscire da lì e trovare un nuovo ospite negli esseri umani. Sicuramente possiamo sperare di sviluppare farmaci e vaccini e migliorare le infrastrutture sanitarie per combattere malattie e pandemie. Ma tale speranza deve essere sostenuta dai nostri sforzi comuni per fermare le attività antropiche insostenibili che alla fine minacciano di sterminare ogni forma della vita. Una parola di apprezzamento e di gratitudine al professor Philip Rentschel, decano della nostra facoltà, al professor Dario Vitali e al dottor Ernest Burzio per fare un salto a seminare i semi di speranza dalle riflessioni teologiche interdipartimentali per nutrire la fede e per dare una nuova visione alla vita e alla dignità umana in questo tempo particolare di Covid-19. Tale speranza di un futuro migliore è enunciata in maniera giusta nella Laudato Si. Insieme a tutte le creature camminiamo su questa terra cercando Dio. Camminiamo cantando che le nostre lotte e la nostra preoccupazione per la nostra vita propria non ci tolgano la gioia della speranza. Grazie. Grazie professor Prem per questa relazione che ci ha introdotto al tema della vita e della domanda sulla vita. Sicuramente chi ci ascolta da lontano non ha sentito o è difficile che abbia sentito la famosa espressione degli scolastici "gratia supponit naturam". Abbiamo sentito questa parte di come la teologia possa preoccuparsi della vita a partire da una visione cristiana che è naturalmente una visione legata alla grazia. E naturalmente in questo senso l'antropologia teologica provava a leggere la realtà dell'uomo come, siamo nel Medioevo,
esse e agere, e lo Spirito Santo veniva immesso nell'anima, infuso nell'anima, nelle facoltà invece, nell'intelletto, nella memoria e nella volontà, la fede, la speranza e la carità che potevano potenziare in senso cristiano, rendendo l'uomo capace del divino. Ora, la grandezza dell'uomo parte da questa lettura della sua natura. Vogliamo chiedere al biologo molecolare di mostrarci questa grandezza dell'uomo e quali sono le condizioni per poterla custodire e per poter cogliere le implicazioni della domanda sulla vita a partire appunto dalla sua competenza e dalla sua scienza. Grazie, dottor Burgio, del suo intervento. Bene, grazie soprattutto a voi. Io comincerei veramente dicendo che sono grato e onorato di questa possibilità di confrontarmi con i docenti, con gli studenti e anche, devo dire, con la presenza del decano della più importante università della Chiesa Cattolica. Non è un impegno da poco, e vi dico, anche per me particolarmente difficile, non è usuale cercare di confrontarmi con tematiche più filosofico-etiche che non scientifiche, però devo dire anche che ho imparato molto in questi primi 5 incontri. Questo piccolo incidente di percorso, per cui ho potuto riflettere solo nelle ultime 2 ore sulla bella relazione che abbiamo appena sentito, mi ha un po' costretto a fare di corsa un minimo collegamento, perché avevo sviluppato, su suggerimento di Don Dario, il discorso sull'epigenetica, però ho voluto ricollegarlo sia a quello che ci siamo detti negli ultimi incontri, sia a questa bellissima relazione che ho letto veramente 2 ore fa. Allora, ricorderei questi passaggi. Prima di tutto, io stesso mi ero a lungo interrogato, soprattutto negli ultimi 2 incontri, ma come può la scienza giudicare la Chiesa, addirittura alcuni scienziati famosi, mettersi nella condizione di dividere la scienza dalla religione, nonostante per secoli di fatto la ricerca, la filosofia naturale, la scienza, la religione abbiano camminato insieme cercando di capire quello che è la natura e quindi il creatore. Ebbene, io ricordo che la scienza è giovane, la scienza per quello che noi oggi chiamiamo scienza, ma che non è gran parte della scienza che ha questi atteggiamenti negativi. Ci sono alcuni personaggi, io qui ne ho messi 3, anche di livello, come Bertrand Russell, di, a mio parere, piuttosto fanatici, come Dennett o, come abbiamo visto, Dawkins, che si permettono di contrapporre la scienza come valori e come entità alla religione e di dividere in un certo senso. E ricordo sempre di nuovo questo bellissimo, a mio parere, saggio che ho citato nelle ultime 2 lezioni, che propone una visione in un certo senso complementare, cioè Polkinghorne dice: noi dobbiamo partire da Dio, non dobbiamo partire dalla natura per dimostrare l'esistenza di Dio, questa sorta di raddrizzamento concettuale che ci propone, che a mio parere è molto convincente. Noi, dice Polkinghorne, guardiamo all'esistenza di Dio e cerchiamo da lì di capire, a partire da questo, quello che è il senso della natura e del suo sviluppo. Ora, ho voluto premettere questo perché, come vedrete, il lavoro che faccio da una 20 anni, io sono pediatra, sono medico, ma mi occupo da 20 anni di genetica molecolare, proprio perché ho capito che lì ci sono dei segreti, in un certo senso, importanti per ritrovare una visione più complessiva. Quindi, in che senso partire da Dio per comprendere, attraverso la ricerca dell'armonia del mondo, anche nel microcosmo, come suggeriva Dario, quello che è l'essenza misteriosa matematica dell'universo? Vi ricordate, nelle ultime 2 lezioni riflettevamo su questo modo di concepire la scienza di grandi scienziati come Dirac
o come Einstein, che scoprivano la misteriosa corrispondenza delle leggi della natura e dello spirito. E in qualche modo Polkinghorne dice questa frase felice: io penso che Dirac e Einstein nelle loro grandi scoperte stessero partecipando a un incontro con il divino. Ecco, io credo che questa unità fondamentale della scienza e della religione alta, della religione, scusate, della scienza e della religione con la scienza alta, perché è la scienza nella sua forma misterica, misteriosa di questi grandi scienziati che a noi interessa, non la scienza che nega, la scienza che per partito preso si oppone alla religione. Allora, a mio parere, è da qui che bisogna partire per un dialogo, dimenticando i pochi, a mio parere, intellettuali, anche se nel mondo anglosassone negli ultimi anni non sono neanche stati pochissimi, che hanno cercato di dividere. Dawkins è un po' l'essenza di questo atteggiamento, per cui affidarsi a Dio sarebbe sbagliato, sarebbe superstizione, i teologi non ci possono aiutare di fronte a una pandemia, è la potenza della tecnè che è salvifica. Ecco, a mio parere tutto questo non solo è pericoloso, ma è anche fuorviante, perché proprio la tecnè, come è stato giustamente detto, da poco ad averci messo in questo grave dramma, come altri, come il cambiamento climatico, come altre alterazioni. Ed è Dio stesso che ci chiama. Fin dalla seconda lezione abbiamo riflettuto sul libro di Giobbe. A me è parso anche lì, credo di avere capito e imparato tanto da quella prima riflessione sul libro di Giobbe. Il libro di Giobbe in effetti è una risposta che apparentemente lo stesso Jung rifletteva criticamente, ma a mio parere invece è una grande risposta, appunto, che stupisce. Dio risponde: voi non potete capire, la vostra mente è piccola, ma di fronte all'universo potete riconoscermi, potete affidarmi a me, affidarvi totalmente a me e diffidare dei poteri oscuri che comunque ci sono e sono estremamente potenti. Voi non ce la fareste. Ebbene, noi non abbiamo ancora capito fino in fondo tutto questo. Una scienza slegata da Dio, una scienza che si oppone, una scienza che diventa pericolosa, diventa black science. Ora, io qui non entro nei dettagli, ne ho accennato negli incontri precedenti. Io mi sono occupato come consulente di un colonnello dell'esercito italiano proprio di questi virus e di queste emergenze pericolose e ho letto molto sulla cosiddetta black science. Ora, black science cosa significa? Significa la scienza oscura, la scienza che è legata a grandi interessi. Allora, nell'ultimo incontro dicevo appunto, noi dobbiamo casomai mettere in guardia da questa scienza, da questa tecnocrazia, che appunto è stata ricordata nel meraviglioso, nella riflessione bellissima che abbiamo appena sentito. Sono d'accordo su tutto, proprio la tecnocrazia, la parte delirante, la parte della ubris collegata alla scienza è quella che ha messo in pericolo il mondo ed è da questa che ci dobbiamo difendere. Sono assolutamente d'accordo, del resto un po' avevo anche cercato di accennare anch'io, che la deforestazione, la distruzione dei polmoni del cosmo umano, del pianeta, della biosfera, ma si può dire anche dell'ecosfera, come la distruzione dell'Amazzonia, sono alla base di tutto questo stravolgimento ecologico e biologico che stiamo vivendo. Quindi non lo possiamo dimenticare e anch'io sono convinto che la vera risposta è la scienza alta legata appunto a una visione superiore di quello che siamo e a un affidarci nuovamente a Dio. E credo che le due ultime grandi encicliche lo dicano meglio di qualsiasi libro di scienza attuale. Allora, è questa la parte che avevo preparato per oggi. Questa premessa l'ho aggiunta in queste due ore, ma perché mi è parso che la riflessione appena ascoltata sia assolutamente in sintonia con quello che io vorrei in qualche modo comunicare dalla parte, tra virgolette, della scienza. Non è una difesa a priori della scienza, anzi, come vedrete, come avete capito, è una difesa amorosa della scienza, ma anche un riconoscimento dei suoi limiti attuali. Allora, questo era il congresso qualche giorno fa nazionale di pediatria della SIPS, Società Italiana di Pediatria Preventiva Sociale. Io vi ripeto quello che era stato il mio intervento. Io avevo ricordato anche in quella sede che la pandemia è il risultato di uno stravolgimento ecologico. Queste cose in parte le ho già dette, quindi non le ripeto.
le pandemie sono l'emergere delle zoonosi, cioè di virus animali, che da alcuni anni stanno diventando pericolosissimi. Noi lo sappiamo, questo è un articolo famoso comparso sul Lancet 8 anni fa, che già metteva in guardia, come mettevano in guardia gli scienziati su quello che sono questi assurdi conglomerati di milioni di persone che vivono in spazi in cui la natura non esiste e attorno ai quali la natura è stravolta, per cui ci sono animali come il pipistrello, in particolare, non ho il tempo per dire perché, particolarmente pericoloso, perché è un ricettacolo di virus come Ebola, Marburg, Nipah, Hendra, i cosiddetti bat coronavirus, tutti estremamente pericolosi. Ebbene, il pipistrello è diventato un visitatore non più occasionale della vita nei sobborghi delle grandi megalopoli, e questo da anni, vedete dal 2005 in realtà, ha portato a un continuo allarme pre-pandemico che non è stato ascoltato. Addirittura l'Italia, come saprete, è uno dei paesi che non ha aggiornato il proprio piano pandemico. C'è un'inchiesta della magistratura su questo, quindi io non posso parlarne, però è un dato di fatto. E devo dire che tutto l'Occidente ha mancato in questo senso. Vedete, questi sono decine di allarmi prepandemici. Questi che vedete segnati con le freccette in rosso, ve li ho elencati, sono quelli dell'ultimo mese. Questi sono tutti outbreak che sono in giro per il mondo, dai quali dovremmo difenderci. Chiaramente, come è stato detto giustamente pochi minuti fa, non ha senso pensare di poter contrastare tutto questo soltanto con vaccini e farmaci. Bisogna tornare a una visione sistemica, naturale, olistica, veramente sacra della vita e della biosfera. Allora, rapidamente al congresso ho ricordato come i paesi asiatici hanno saputo almeno contrastare la pandemia, l'Occidente ha perso 2-3 mesi di tempo che sono stati letali. Il 25 febbraio avevo chiesto, e questo era il documento di base, alla Società Italiana di Pediatria di appoggiare una richiesta che non è stata accolta di programma prepandemico in cui appunto noi proponevamo di fare corridoi preferenziali alternativi, di mettere a disposizione gli ospedali militari per non far entrare il virus in ospedale, per creare una consapevolezza collettiva, affiliare in qualche modo migliaia di giovani, farli diventare dei volontari per il monitoraggio. L'unica cosa che è stata fatta è stato un lockdown che comunque, io lo sottolineo, è stato necessario e tardivo casomai. Come vedete, il lockdown è riuscito a chiudere le catene dei contagi del virus, a rallentare l'espansione del virus dopo quasi un mese. Ci ha messo 3 settimane, perché è così, non basta il lockdown, serve quando è troppo tardi, per intenderci. Allora, per chiudere questo primo passaggio che volevo sottolineare, noi abbiamo fatto vedere, abbiamo cercato con i nostri colleghi di far vedere quanto fosse pericoloso il virus, da dove veniva fuori, come stava mutando. Ebbene, per mesi abbiamo avuto il contrasto di una pseudoscienza, di personaggi anche qualificati sulla carta che dicevano che stavamo esagerando, che il virus non era importante, che i morti non erano veramente tanti, che il virus si era indebolito durante l'estate, valutazioni che non avevano nulla di scientifico e che a mio parere sono state fuorvianti, soprattutto al momento in cui noi invece, vedete, seguivamo le mutazioni e vedevamo che il virus stava procedendo. Su Science e altri giornali importanti ci si chiedeva già a settembre: guardate, siamo già in seconda ondata, guardate che bisogna stare in guardia. Questo articolo io l'ho scritto a settembre sul Wall Street Journal of Magazine International e avevo proprio fatto vedere come sulla base di alcuni studi statistici in realtà i casi gravi erano continuati durante l'estate, erano relativamente pochi perché in febbraio-marzo noi non ci eravamo resi conto che c'era un'ondata che durava da probabilmente dicembre-gennaio, ma le curve erano già chiare, vedete la Francia, la Spagna, Israele, la Croazia, in tutta Europa, in tutto il bacino del Mediterraneo, in tutta la zona che aveva avuto la possibilità e non l'ha usata in estate di prendere i provvedimenti, stava di nuovo crescendo l'ondata. E quando crescono i casi, dopo 2-3 settimane crescono i ricoveri e crescono i decessi. Quindi avevo fatto e riproposto un grafico in cui proponevo e dicevo da settembre: guardate che se non facciamo attenzione a novembre ci ritroviamo con 500 decessi al giorno.
Allora, su questa base vi faccio semplicemente un computo finale. Noi siamo arrivati a 1.600.000 decessi e qualcosa in più nel mondo. Sono molto più di quelli che per esempio dell'asiatica del 57, e ancora la pandemia è tutt'altro che finita. E l'Italia si trova in una situazione particolarmente drammatica. I bambini, per fortuna, sono stati fin qui risparmiati, ma ecco che mi avvicino al tema specifico che Don Dario mi ha chiesto di trattare, che cos'è l'epigenetica. Allora, i bambini sono sicuramente finora risparmiati, ma qualcosa che, per esempio, con questo grande embriologo sperimentale, il mio collega molto amico Gianfranco Tajana, stiamo cercando di capire. Ma il virus, se si nasconde, come spesso fa, per esempio, in questi organuli che si chiamano esosomi, e penetra nella placenta o penetra nei testicoli umani, noi non lo possiamo scoprire facilmente, ma purtroppo alcuni virus lo fanno. Allora, qual è il rischio di tutto questo che stiamo cercando di analizzare? Che in placenta succedano dei problemi, e qualcosa stiamo già cercando di mostrare, per cui il feto, l'embrione, il feto possono essere in qualche modo disturbati dallo stato infiammatorio, dalle citochine, dagli anticorpi materni. Ecco, qui entriamo nel soggetto fondamentale dell'epigenetica. E che cosa avviene al momento in cui la madre vive un lungo stress? Durante la pandemia, che cosa avviene quando uno stato infiammatorio particolare può interferire sul genoma che si sta formando nelle cellule embrionali fetali? Questo è il soggetto della epigenetica. Questo è il mio lavoro da una quindicina d'anni. A questa parte io l'illustro, farò solo un indice molto rapido dei concetti principali. Poi magari li sviluppiamo in un altro incontro. Ma questo indice, così vi rimangono le diapositive. Questa era la prima diapositiva del primo congresso mondiale sulle origini fetali delle malattie, e la mia relazione era a Londra 2017, era proprio su questo. Si possono spiegare le epidemie, delle grandi malattie croniche, infiammatorie, tumorali che stanno dilagando nel mondo sulla base di qualcosa che avviene in utero, sulla base di una sprogrammazione dell'epigenoma fetale, sulla base, ed ecco perché è molto importante quello che abbiamo sentito nella prima relazione, di uno stravolgimento degli ecosistemi e di un continuo inquinamento addirittura del feto. Questo è un lavoro che fa vedere che nelle placente di tutte le donne del mondo ci sono centinaia di molecole tossiche. Capite di cosa stiamo parlando? Non ci possiamo meravigliare se poi si scatenano drammi epidemici. Con l'istituto, io faccio parte di alcuni istituti, questo ESRI, l'European Cancer and Environment Research Institute di Bruxelles, noi abbiamo visto alcuni casi estremi. Questa è la Martinica. La Martinica è un'isoletta, come sapete, dell'Atlantico. Ebbene, c'è il record mondiale di carcinoma della prostata. Come mai? Questo è l'esempio classico di quello che è il nostro lavoro. Noi ci siamo accorti che le mamme da 30 anni in questo paese purtroppo sono esposte ad un'unica molecola tossica. Per capire la potenza di questi tossici, si chiama clordecone, è un pesticida usati per 30 anni dalle compagnie bananiere. È ancora colonialismo questo di fatto. Ebbene, questo pesticida va nell'utero, determina un'infiammazione, la placenta diventa addirittura invasiva, vedete, placenta in creta, creta e per creta, aumentano i nati prematuri perché si disturba la tolleranza materno-fetale, che è una tolleranza immunologica molto delicata. Anche i nostri colleghi francesi molto correttamente lo hanno dovuto ammettere. E abbiamo portato questi dati alla Commissione europea, e di fatto questo clordecone è stato tolto dalla circolazione in Martinica. Capite l'importanza di questo tipo di lavoro? Ebbene, da allora noi studiamo molto la placenta. Abbiamo capito che la placenta è un organo fondamentale, lo stiamo studiando per esempio in realtà come Taranto, dove voi sapete c'è l'Ilva. Ebbene, il Ministero della Salute ci ha finanziato un grande progetto di ricerca che stiamo portando avanti per vedere cosa c'è nelle placente di Taranto, sapendo, e questa è l'essenza dell'epigenetica, che le conseguenze rischiamo di vederle fra 10 anni, fra 20 anni. E perché tutto questo? Perché è importante quello che avviene
in utero o addirittura appunto nell'embrione, nel feto. Allora, adesso cerco di spiegarvelo, il titolo di un mio editoriale di 5 anni fa è questo: il disturbo del fetal programming, capite? Adesso dobbiamo veramente entrare nei dettagli, nelle definizioni. Può causare vere e proprie pandemie? Ebbene sì, nel senso, noi vediamo da 40 anni a questa parte che le malattie usuali sono andate a diminuire nel mondo, ma stanno crescendo tantissime patologie croniche. Praticamente le più importanti sono l'obesità, non è da trascurare, l'obesità non è il sovrappeso. L'obesità era 8-10% di cittadini americani 40 anni fa, ebbene adesso sono 35%, un americano su tre, come vedete da questo schema, da questo grafico, da queste figure, nel giro di 30 anni c'è stato è aumentata di 5 volte. L'obesità è un'endocrinopatia sistemica in cui non funziona nulla, l'ipotalamo, l'ipofisi, il surrene, il tessuto adiposo, il tessuto muscolare, e sta crescendo soprattutto nei bambini. Capite che non è un problema di sovrappeso, non è qualcosa che si accumula lentamente. Questi bambini nascono già programmati male, disturbati nel loro programming fetale. Cominciamo proprio a entrare in quello che è l'essenza dell'epigenetica. Di conseguenza aumenta il diabete secondo giovanile. Questa è una nostra ricerca che abbiamo poi descritto in questa figura. Vedete, quando si forma l'embrione, se si forma in una situazione non naturale, ma di inquinamento, di grande stress materno, questo embrione, addirittura i gameti del feto, porteranno a patologie che si esprimono dopo 10 o 20 anni, per esempio patologie allergiche che stanno crescendo a dismisura, perché tutto quello che arriva sul feto sprogramma letteralmente l'epigenoma fetale. Stiamo entrando, adesso vi farò vedere che cos'è questo epigenoma. Addirittura questi studi dimostrano che perfino le malattie dell'anziano sono legate a qualcosa che è avvenuto in utero. Allora, cosa stiamo facendo? Perfino i morti da Covid, voi capite che sono spesso gli anziani, ma non sono gli anziani in quanto fragili in maniera così generica, ma lo sono perché hanno un'infiammazione cronica che è diventata ormai drammatica, hanno già le arterie tutte infiammate, per cui più avanti si va con l'età più si manifesta questa infiammazione sistemica, arriva il virus e slatentizza il dramma. Il virus entra nelle arterie infiammate e scatena una risposta infiammatoria che si chiama tempesta di citochine, capite? È un modo molto come dire, simbolico, drammatico, di far capire che cosa poi porta a morte queste persone. 2 anni dopo, nel 2019, sono stato invitato sempre a Londra al secondo congresso mondiale delle origini epigenetiche delle malattie, e il problema era immenso, cioè spiegare perché il cancro avesse origini epigenetiche fetali. Allora, dovete sapere che il cancro viene ancora interpretato purtroppo come una sfortuna. Vedete, bad luck, questo è addirittura science, come se il cancro fosse sfortuna. Il cancro non è sfortuna, il cancro è diventato una malattia frequentissima. Fino a un secolo fa era una malattia rara che colpiva solo le persone esposte, invece adesso una persona su due in Europa prima o poi fa un cancro. Ma soprattutto la cosa che veramente ci turba da 40 anni, per questo che io ho cominciato, vi dirò, con un professore, con un collega che io amo molto e voglio sempre ricordare, Renzo Tomatis, che era il direttore della IARC, a studiare questo fenomeno. Vedete, l'aumento maggiore di cancro, non lo sapete immagino perché non se ne parla, dove è? Soprattutto nella prima infanzia. Il cancro è diventato nel giro di 40 anni la prima causa di morte nel bambino. È chiaro che non può essere genetica, non sono mutazioni casuali, non è sfortuna, è qualcosa che sta disturbando in utero migliaia, milioni di bambini. Capite l'importanza e come si collega a quanto è stato ricordato nella prima relazione? Questo stravolgimento del modo in cui viviamo, questo diffondersi di inquinanti, questo è Lancet che lo dice, sta determinando un aumento di leucemie, di linfomi nei bambini, di tumori cerebrali, ormai perfino giornali come The Telegraph lo dicono. La gran parte di questi tumori probabilmente è legata all'esposizione della madre. Il primo al mondo a dire tutto questo, questa è la prima diapositiva di un memoriale dedicato a lui che io ho introdotto nel 2012 all'Accademia Reale di Medicina del Belgio, è stato Renzo Tomatis, grande oncologo sperimentale,
il quale già nel 79 diceva: l'aumento del cancro, soprattutto nei bambini, è legato, vedete, all'esposizione prenatale a delle sostanze tossiche. Lo abbiamo con difficoltà portato tutto questo in Italia, devo dire grazie a questi due personaggi importanti che sono Giuseppe Masera, il presidente dell'Associazione Italiana di Oncologia Pediatrica, Benedetto Terracini, grande epidemiologo, i quali mi hanno permesso di portare finalmente nel 2013 all'attenzione dei colleghi italiani la nostra ricerca. Ebbene, la nostra ricerca fa vedere che l'esposizione di questi bambini in utero è drammaticamente importante, che oggi un bambino su 100 nasce già con una traslocazione, che significa un difetto, diciamo, epigenetico che diventa genomico in utero. Allora, tutto questo come lo si può spiegare? Questo è l'ultimo articolo di Renzo Tomatis, che poi ci ha purtroppo lasciato nel 2007. Vedete, nel primo anno di età ci sono delle evidenze che le lesioni, non posso chiaramente farvi la parte tecnica, ma credo di essere abbastanza, semplificando così lo si possa capire, c'è qualcosa che determina queste modifiche genetiche. Non sono mutazioni casuali, si chiamano traslocazioni, sono delle reazioni potenzialmente difensive dei cromosomi, dei genomi, del feto. Allora, tutto questo, per esempio, abbiamo dimostrato già nel 2001 che l'esposizione delle cellule del bambino a sostanze come questa, vedete il Baygon, che è un famoso insetticida, può determinare queste traslocazioni. Allora, su questa base, nel 2014, con Lucia Migliore, che è ordinario di genetica all'Università di Pisa, abbiamo scritto questo lavoro, lo abbiamo pubblicato, per spiegare che i patologi tedeschi, come il grande Virchow, avevano già capito tutto questo, avevano capito che il cancro, avevano visto che nel cancro ci sono queste cellule, che sono cellule embrionarie, loro le chiamavano, in realtà sono le cellule staminali, che per difendersi da qualcosa diventano iperattive. Allora, noi già nel 2014 abbiamo detto: guardate che queste forme tremende di cancro che vediamo non sono per niente sfortuna, è qualcosa che stiamo purtroppo provocando, dobbiamo stare molto attenti. Purtroppo non siamo molto ascoltati da chi, diciamo, dagli anziani della genetica molecolare rigida. Perché? Perché loro continuano a cercare la sfortuna, l'errore del DNA. Abbiamo comunque potuto pubblicare, questo è il mio lavoro del 2018, questo è un altro lavoro in cui cerco di dimostrare che non esiste la sfortuna, ma che invece è il nostro genoma che cerca di difendersi, e questa si chiama epigenetica. Adesso vi faccio vedere veramente in pochi minuti qual è la base molecolare del nostro lavoro, anche perché stiamo seguendo, per esempio, dei bambini con tumori non curabili. Ebbene, stiamo cominciando ad avere dei grandi risultati. Vedete, questi sono i blasti, le cellule tumorali, trattate sul piano epigenetico, possono evolvere e ridiventare normali. Allora, tutto questo, diciamo, il campo di grande attenzione è quello dei tumori infantili, ma anche dell'autismo. Vedete, dal 2006 sul Lancet, questi due, un pediatra e un epidemiologo, hanno fatto vedere come stiano aumentando i disturbi del neurosviluppo, e anche lì non può essere genetica un aumento così rapido, per cui nel giro di pochi anni siamo passati da 15.000 casi negli Stati Uniti a 160.000 ogni anno. E ormai vedete la crescita dei disturbi di spettro autistico in Europa e negli Stati Uniti, tanto che i CDC di Atlanta, che sono la più importante agenzia epidemiologica del mondo, dice che grosso modo fino a 40 anni fa un bambino su 1.500 soffriva di questo, adesso ormai si parla, vedete, di un bambino su 60, addirittura Pediatrics parla, che è il più importante giornale di pediatria del mondo, parla di un bambino su 40. Come si può spiegare tutto questo? Come si può spiegare che ci sia un continuo aumento di questi disturbi e poi nell'adulto di schizofrenia, di depressione, eccetera? E soprattutto, e tutti lo sapete, di Alzheimer. Si è pensato a lungo: l'Alzheimer è malattia legata all'aumento di età media? Assolutamente no. Nelle autopsie degli anziani, fino a 50 anni fa, l'Alzheimer era malattia rarissima. Adesso in Italia abbiamo 1.200.000 casi di Alzheimer, capite? Qualcosa dobbiamo fare, perché bisogna rapidamente agire se non vogliamo vedere un tracollo della nostra specie. Eppure si continua in alcuni articoli,
non scientifici a parlare di genetica e a ripetere che tutto questo è legato alla genetica. Ecco, in questi ultimi minuti cerco di farvi vedere che cosa significa la epigenetica rispetto alla vecchia genetica. La vecchia genetica ci dice che ci sono delle mutazioni sfortunate che determinano le malattie. Si vede questo cromosoma, si dice, vedete, nel cromosoma ci sono per esempio 200, in questo caso il cromosoma numero 1, 1700 geni, quando sbagliano succedono guai. Questo è solo il 2% del genoma. Progetto Genoma, che è stato il più grande progetto di ricerca della genetica molecolare, ci fa vedere che nei mammiferi il genoma è molto più piccolo che nei protozoi. Quindi l'idea di una volta del genoma proporzionale alla complessità dell'organismo è sbagliata. Abbiamo visto che nel nostro genoma ci sono in tutto 20.000 geni, questo è un dato addirittura vecchio, direi meno la metà di quelli delle piantine di orzo e di riso. Cosa significa questo? Che la genetica conta molto meno di come si pensava. La gran parte del nostro genoma è composto di una parte che prima veniva chiamata junk, spazzatura, ma che invece è importantissima ed è quella parte che il più grande, a mio parere, genetista del mondo, di cui sono diventato, si può dire, quasi discepolo tanti anni fa, perché è veramente un grande, Shapiro, ha parlato già 20 anni fa di Natural Genetic Engineering. Il genoma è in grado di difendersi, il genoma risponde, il genoma è fluido, non è per niente una molecola stupida che sbaglia. Allora, per dire, questo è molto più vicino a quello che dobbiamo sentire oltre che pensare. Il genoma è vivo, il genoma sa rispondere. Alcuni grandi scienziati ce lo dicono da oltre 20 anni. Da questo articolo Adam Wilkins, grande biologo molecolare, si chiedeva: ma perché la fisica teorica nel giro degli ultimi 60 anni ha fatto una grande rivoluzione e ha capito la complessità dell'universo e la biologia continua a ragionare in termini lineari e a credere che il DNA comandi su tutto, che quando sbaglia si creano le patologie? Questo Richard Stroman risponde su Nature Biotechnology, altro grande biologo, e dice: sì, è totalmente sbagliato, questo è diventato un dogma, capite? È diventato un modo di pensare. Va superata l'idea che nel DNA c'è scritto il programma e che da questo deriva il fenotipo e quando sbaglia il DNA siamo purtroppo, sfortunatamente, ci ammaliamo. L'idea di questa nuova biologia molecolare su cui stiamo lavorando è questa: il nostro genoma è un insieme, un vero e proprio ecosistema formato da migliaia di geni che lavorano insieme. Perfino qui nel genoma si vede la complessità e la necessità che tutto lavori in un unico ordine comune. I geni rispondono tra di loro, l'informazione va dall'ambiente, vedete, verso il genoma, e il genoma fa questo continuo adattamento naturale. Ora capite che tutto questo è molto più dinamico, è molto più credibile anche perché quello che sta succedendo è che tutta una serie di sostanze, virus come in questo caso, molecole tossiche, campi elettromagnetici, rischiano di disturbare il programma epigenetico nel momento in cui si sta formando. Questo è il nostro lavoro. Vedete, se voi guardate, questi sono i cromosomi, a grande ingrandimento vedete il DNA che si apre per essere letto, trascritto, formare le proteine. Vedete com'è dinamico tutto questo, è molto più affascinante. Ogni istante della nostra vita il DNA viene marcato in certi punti, si apre e si chiude, direi proprio alla vita. Ogni emozione, l'aria che respiriamo, i cibi che mangiamo, non entro nei dettagli dei meccanismi che dobbiamo studiare, e il quadro generale dell'epigenetica è questo. Sono 7 punti, ve lo riassumo brevemente, poi vi faccio vedere le conseguenze, poi spero che questa galoppata sia comprensibile, una sorta di ouverture che sto facendo al nuovo modo di concepire il DNA, il genoma e l'epigenoma. Allora, il vecchio modo è punto 1. Si pensava che il DNA fosse il programma genetico scritto una volta per tutte e gli errori determinassero le malattie. Non è così. Il genoma non è il DNA, è molto di più, è un sistema complesso, si apre, si chiude, si trasforma continuamente sulla base di quello che viviamo, sulla base dell'ambiente in cui viviamo. Questo soprattutto nella prima fase della vita, vedete, developmental plasticità, nella fase di massimo sviluppo che è quella fetale.
In quel momento, se arrivano informazioni sbagliate nei primi 1.000 giorni di vita, oggi si dice, ebbene la programmazione può venire disturbata. Quella persona che vedete lì al centro non è come viene fuori dall'immagine qualcuno che mangia e beve troppo, no, poverino, lui non c'entra nulla, lui è una vittima di un ambiente pieno di inquinanti che hanno alterato il suo programming. Le malattie croniche infiammatorie che stanno dilagando sono il programma che viene disturbato, quindi non c'è cambiamento del nostro fenotipo, soprattutto in senso patologico, che non sia il prodotto di questo sistema che viene disturbato sul nascere, in questa fase fondamentale della vita che è la fase embrio-fetale. Allora, se tutto questo è vero, il nostro studio concerne essenzialmente questo periodo fondamentale e lo schema che spiega tutto quello che vi sto raccontando è questo. Noi nasciamo da un'unica cellula in cui c'è il DNA di base, poi le cellule si moltiplicano, se ne formano milioni, tutte diverse l'una dall'altra, tutte con lo stesso DNA, ma tutte con un'epigenoma diversa. Ognuno di queste ha un software diverso, vedete? Il software fa sì che il neurone, per esempio, sia enormemente diverso dal globulo bianco. Hanno lo stesso DNA, ma hanno un epigenoma diverso e noi studiamo i meccanismi per cui tutto questo miracolo ci permette di formare, per esempio, il sistema nervoso centrale, quello che è la base della nostra mente, il cervello, i neuroni, le reti neuronali. È tutto epigenetica, non è scritto nel DNA. È scritto in quello che avviene nel feto, che avviene con la madre, che avviene nei primi 1.000 giorni e che determina il fatto, per esempio, che tutto sia normale, armonico, a meno che, adesso capite ancora perché è importante studiare questo, la madre non sa, per esempio, che fumando sta disturbando l'epigenoma, la programmazione in utero. Quindi è importantissimo dire alle mamme: non si può fumare, non si può stare in luoghi dove c'è il fumo di sigaretta, non si può bere alcolici neanche minime quantità perché si disturba il programming fetale. Non si deve mangiare n'importe quoi perché ci sono cibi che possono disturbare, quindi dipende da noi tutto quello che sarà la vita dei nostri bambini del futuro e soprattutto, ed ecco perché in questo momento questo lavoro che stiamo facendo è importante, le infiammazioni e le infezioni della madre devono essere attenzionate perché l'infiammazione della madre produce nel feto una serie di foci infiammatori che possono portare, per esempio, ai nuclei autistici o addirittura schizofrenici. Allora, l'ultimo punto è questo, lo stress nella prima parte della vita, noi lo stiamo studiando perché lo stress determina alterazioni non del DNA, ma appunto del software epigenetico. Ed è importante che i bambini vengano preservati perché in questa prima fase della vita tutto lo stress altera il modo in cui si programma. Prima lo hanno visto nei topolini in laboratorio, poi purtroppo abbiamo visto che il feto è molto sensibile allo stress della mamma. E in questo periodo capite perché questo studio che stiamo proponendo anche all'Istituto Superiore di Sanità è fondamentale. Noi dobbiamo proteggere le mamme in questo periodo perché proteggendo loro proteggiamo il feto e quindi i bambini del futuro. Ecco cos'è l'epigenetica. L'epigenetica, per esempio, dimostra che anche semplicemente l'ansia della madre può disturbare la programmazione dell'ippocampo, quindi del sistema di memoria del cervello di un bambino. Abbiamo dimostrato che la separazione anche breve altera queste, vedete, periodic maternal separation. Quando la madre è lungamente separata dal bambino, ebbene il bambino in totale che il suo ippocampo viene programmato in maniera fragile. Addirittura tutto questo è stato visto da una grande coorte americana in cui i soggetti che hanno commesso suicidio a una certa età avevano queste marcature precoci perché avevano vissuto infanzie dolorose e abbiamo addirittura visto che questo vale a livello di generazioni. I figli dei sopravvissuti di Auschwitz, per esempio, hanno questo tipo di problemi e possono essere risolti perché l'epigenetica è molto fluida. Se si aiutano nella prima fase della vita, addirittura abbiamo degli studi, e con questo concludo, per cui la musica nella prima fase della vita può diventare importantissima. Nelle neonatologie, per esempio, a Taranto, noi abbiamo la collaborazione dei neonatologi che utilizzano la musica, in particolare la musica di Mozart. Banale? Beh, tutt'altro che banale. Si è visto che, per esempio, le musiche armoniche nel bambino piccolo
modificano positivamente l'epigenetica e aprono la strada a cervelli molto più armonici, quindi poi in ultima analisi anche a una vita molto più armonica. Per cui la prima fase della vita, le famose frasi di Einstein, per cui diceva: mi reputavano un bambino sciocco, poi mia madre mi regalò il violino e cambiò l'universo, e non sono cose da poco. Ebbene, ci sono ormai studi, e veramente sono le ultime quattro slide, per cui si vede che nei prematuri, per esempio a Taranto, l'utilizzo in culletta di musiche come quelle di Mozart, e non è un caso che sia la musica di Mozart anche nel bambino, vedete, nel neonato, possono letteralmente creare delle reti neuronali armoniche. Dicevo, non è un caso che sia la musica di Mozart, perché ci sono dei circuiti particolari in questa musica armonica. E noi, per esempio, abbiamo un gruppo in Umbria che sta curando l'epilessia anche con la musica di Mozart. E guardate che non è solo un miglioramento clinico, ma è addirittura un miglioramento dell'elettroencefalo. Per cui, e per concludere, capite che questo lavoro che stiamo facendo ha anche una prospettiva molto positiva, e sono contento appunto che la relazione che mi ha preceduto dice proprio un po' la stessa cosa. Non è la ipertecnologia, non è la scienza dura, non è soltanto affidarsi a quello che sono le risorse di questa teorica medicina molecolare, è tutto il resto che conta, soprattutto nella prima fase della vita. È una medicina attenta a tutto questo, ha addirittura basi molecolari molto più significativamente scientifiche che non la medicina riduzionista o la biologia molecolare o la genetica riduzionista. Ecco, questo a me pare che sia tutto molto importante. Speriamo che nei prossimi anni potremo riflettere su tutto questo, aiutarci a vicenda, perché abbiamo bisogno noi di voi almeno altrettanto di quanto possiamo essere utili noi a voi. Grazie, dottor Burgio, di questa relazione che sì, suona come una ouverture in musica che ci apre alla grandezza della vita, alla bellezza della vita. Mi veniva, no, forse è addirittura banale ricordarlo, ma mi sembra importante tutto sommato renderci conto che ci troviamo in un orizzonte che ci invita a questo, la bellezza salverà il mondo. E pensavo a quello che dice il Vangelo di Giovanni quando, parlando del buon pastore, utilizza l'aggettivo non buono ma bello, il caros, il bel pastore, no, che diventa modello di vita per tutti noi, per tutti coloro che vogliono ricercare la grandezza, la bellezza della vita come dono di Dio, uscita dalle mani di Dio. Tutto questo, naturalmente, il dono domanda anche la responsabilità, la custodia e quindi la grandezza delle scelte attraverso buone pratiche. In questo senso, allora, quello che lei ci ha detto è un invito significativo a scegliere strade che siano di buone pratiche. In questo senso, no, la domanda potrebbe essere questa, no, ma ce la faremo a comprendere questo, a cambiare mentalità? È arrivata una domanda che in fondo spinge in questa direzione perché si offre così: sarà davvero tutto diverso? Mi sto ponendo una domanda: siamo sicuri che ci siamo sentiti chiamati a cambiare il modo di pensare, la vita e la società? Se i paesi ricchi si sono già accaparrati tutti i vaccini, lasciando agli altri esseri umani la possibilità di vaccinarsi, forse nel 2024, quando si suppone non servirà a nulla, almeno dalle notizie dei mezzi di comunicazione, che cosa è cambiato nella logica di fondo che determina le scelte? Allora, forse la domanda potrebbe essere questa: come incide una mentalità diffusa su questa ricerca di qualche cosa di più grande, di
più vero, di un modo diverso di leggere la vita. In fondo ci sembra che lei, dottor Burgio, ci abbia detto di tante resistenze nei confronti del vostro progetto, del vostro orizzonte di ricerca, e non solo resistenza, ma addirittura opposizioni, quasi che quello che state offrendo possa essere liquidato come addirittura non scienza, no? E allora io le chiederei un'indicazione su questo. Oltretutto chiama in causa i vaccini, è troppo domandarle qualche cosa anche su questo fronte? E poi naturalmente, se anche il dottor il professor Prem vuole porre qualche altra domanda, o qualche altra domanda viene sulla rete oppure da chi può scrivere, no, sul nostro sito. Io veramente telegrafico, perché è una domanda immensa e richiederebbe molte riflessioni. Io dico veramente in un minuto, no? Credo che ormai sul piano scientifico alto, sul piano delle pubblicazioni, della grande letteratura scientifica, quello su cui stiamo lavorando, ha grandi riconoscimenti. Il problema è un altro, cioè che non viene spesso applicato, perché la medicina dominante è molto legata, io lo dico senza timori, anche a grandi interessi. Per cui la medicina che viene a proporre la prevenzione, la possibilità di agire nei primi 1000 giorni per evitare le malattie, una medicina che riesce a proporre delle soluzioni anche terapeutiche che costano pochissimo e che, se applicate, noi ormai curiamo la leucemia promielocitica con una sostanza che costa pochi euro, chiaramente non è da tutti supportata. Per questo io credo che sia importante nei prossimi anni arrivare anche in questo campo a una vera e propria alleanza. Ora, io non ho avuto resistenze sul piano personale a questo lavoro. Io da 25 anni ho scelto di far parte di ricercatori che lavorano in un campo che è tutto sommato ancora di nicchia, ma che sta diventando preponderante. In Italia c'è pochissimo. E per collegarmi al discorso dei vaccini, è un po' la stessa cosa. Per questo io sono felice di aver sentito anche nella relazione precedente, o si reagisce tutti insieme, o ci si allea, o si condivide una strategia collettiva, o sperare che sia il farmaco, il vaccino, che ci salvi dalle malattie, in questa casa dalle pandemie, è assolutamente utopico. Io sono assolutamente convinto che i vaccini siano fondamentali, ma il vaccino come tale può essere utile nel giro di 1 o 2 anni, perché prima di vaccinare una popolazione di centinaia di milioni o miliardi di persone ci vuole molto tempo. Ma se nel frattempo non facciamo nulla per evitare che queste pandemie continuino a crescere, a dilagarsi e espandersi, è inutile sperare di riuscire a risolvere il problema. La pandemia è, come dice il pontefice, non è un castigo di Dio, ma è proprio il segno che noi stiamo facendo soffrire troppo la terra, e che la terra reagisce in tutte le sue forme, e paghiamo noi come pagano gli altri abitanti della terra. O ci si difende tutti insieme, ci si allea tutti insieme, la parte migliore dell'umanità, ovvero si rischia, nelle mani di pochi che decidono per tutti e secondo altro tipo di valori, veramente di pagare un prezzo molto alto. Grazie. Avete anche, grazie dottor Burgio, professor Dario Vitali, e anche lei ha parlato sul vaccino come un segno, un gesto di speranza. E stiamo parlando anche del dialogo tra scienza e teologia. Come Papa Francesco sempre dice, la nostra speranza dalla parte della teologia è fede in Dio. E lui spiega queste virtù, diciamo, di morale: solidarietà, collaborazione, vicinanza ai più deboli, fragili e vulnerabili. E dalla parte della scienza, sempre parliamo del vaccino, che sia una fonte di speranza. Come dialogare? Questo è un punto, vorrei sapere esattamente come possiamo collegare tra questa parte della teologia e scienza, che sia un punto fondamentale della speranza. Appunto, le pandemie, non è la pandemia, le pandemie sono un pericolo immenso, e lo diciamo da 20 anni.
le fermeremo solo se torniamo a un rapporto diverso col creato, nel senso se la parte più responsabile, più consapevole e più disponibile anche a cambiare una parte della propria vita nei prossimi anni, saprà fare valere le proprie ragioni contro quelle di pochi personaggi identificabili più o meno con le grandi multinazionali del farmaco, che non hanno grande interesse a questa conversione. È veramente una conversione, una pandemia, una crisi ci chiama a veramente cambiare qualcosa, altrimenti non ci sarà la soluzione. Cioè non è il singolo farmaco o il singolo vaccino che ci può salvare da questo che è una deriva che al pianeta stiamo imponendo. Il cambiamento climatico, la trasformazione degli ecosistemi microbici, il continuo emergere di virus pericolosi, i cambiamenti ecosistemici in senso lato, la deforestazione che è stata giustamente ricordata, che sta privando la terra del proprio polmone. O la fermiamo tutto questo, o noi comunque, o una pandemia o qualcosa d'altro, rischia di fare veramente morire milioni di persone, e non ha senso pensare che sia il farmaco o il vaccino a curarci. Il vaccino e il farmaco sono importanti nella fase acuta, speriamo che possano aiutare in questa fase, ma non sono la soluzione del problema. È come voler curare una grande malattia cronica curando l'episodio acuto, non si può, non basta, non è quella la soluzione. La soluzione è una conversione dell'intero sistema. Convertire milioni di persone significa pensare, no, che siamo destinati alla autodistruzione, perché mi sembra che molte persone non vogliano rinunciare ai propri diritti o alle proprie abitudini, o addirittura forse a qualche cosa che non si chiama nemmeno diritto, ma semplicemente bisogni che si sono installati in ragione di una vita privilegiata che utilizza i beni di un'intera umanità per una piccola minoranza. In questo scenario è pensabile che, come dire, lo sviluppo delle nostre voci possa in qualche modo contribuire a cambiare un orizzonte, una mentalità così profondamente radicata? Io credo che la Chiesa Cattolica possa diventare veramente, e come è in potenza e come lo è in parte già, magistra vitae in questo senso, perché non c'è nessuna grande istituzione, nessuna voce autorevole in questo momento che ha la possibilità, la capacità, i valori e le parole per farlo. Quindi io penso e spero che siamo qui per questo. E noi possiamo fornirvi dati per meglio chiarire alcuni passaggi, alcuni meccanismi, ma io credo che la grande voce sia quella della Chiesa Cattolica. Io sono quello che mi ha portato a chiedere e ad accettare volentieri questo dialogo è proprio questo. Noi siamo la parte tutto sommato minore di un processo di trasformazione e di conversione del pianeta. Noi possiamo fare da supporto tecnico-scientifico, ma la voce alta è la vostra, che si deve levare nei prossimi anni col nostro aiuto. Grazie, fa tremare anche un po' questo compito, però certamente è una sfida che ci viene data e che possiamo realizzare collaborando e mettendo insieme tante competenze, quindi è anche un atto di fiducia, di speranza, di coraggio nei confronti di un futuro che è dato anche alla nostra responsabilità, oltre che un dono diventa una responsabilità, e un compito di costruire quello che ci è stato affidato da Dio stesso. C'è una piccola domanda che penso che possa rispondere con un sì o con un no. Ho capito bene? DNA è un programma genetico chiuso, mentre l'epigenoma è un progetto genetico interagente con l'esterno, ovvero con l'ambiente, con il corpo materno? Sì, qualcosa di simile, nel senso che non da Shapiro, ma insomma Shapiro è stata la prima voce che a livello internazionale ha aiutato a capire questi meccanismi.
Shapiro è un grande genetista ed è l'allievo di Barbara McClintock, premio Nobel per la genetica negli anni 60, combattuta per 30 anni per le sue teorie innovative, ma poi le diedero il Nobel. Ebbene, Gene Shapiro è stato il primo al mondo, e noi da lì siamo partiti, a dire: guardate che il DNA è solo una piccola parte del genoma. Il genoma è un vero e proprio sistema molecolare che cambia continuamente sulla base delle informazioni che gli diamo. Quindi l'informazione non va dal DNA alle proteine e quindi poi al fenotipo dell'organismo, ma va dall'ambiente verso il DNA. E il DNA continua a modificarsi nel bene e nel male. Se gli arrivano le informazioni corrette, si protegge, si trasforma positivamente, nei milioni di anni evolve anche positivamente, perché questo discorso vale sia per la biologia dello sviluppo che addirittura per la biologia evoluzionistica. Non sono piccoli errori del DNA, come nella biologia dominante, a determinare l'evoluzione della specie, come nel darwinismo, la cosiddetta selezione naturale. No, no, sono proprio le leggi dell'universo che si rispecchiano in una evoluzione positiva nella misura in cui le informazioni dell'universo vengono rispettate. Per questo l'inquinamento, per questo lo stress, disturbano questa capacità del sistema di modificarsi, di tendere verso una complessità e un'armonia. Quindi noi dobbiamo far trionfare questa visione positiva contro quella che purtroppo ancora viene portata avanti del fatto che le malattie sarebbero degli incidenti, il DNA che sbaglia e qualcosa di simile. È una rivoluzione concettuale profonda, però le basi molecolari le abbiamo già da 20 anni, abbiamo letteratura importante su questo. Non diventa ancora mainstream perché non è interesse appunto di qualcuno farla diventare tale. Mi perdoni, dottor Burgio, le faccio vedere uno strumento, il telefonino. Quanto questo telefonino disturba l'epigenoma? Anche qui io dicevo fin dall'inizio di questa ultima lezione del primo ciclo che mi sento molto onorato e grato per questa accoglienza. Fin dal primo giorno, lo ricordo, il decano si è detto molto interessato anche a sviluppare potenzialmente, speriamo di poterlo fare, una collaborazione di ricerca. Io faccio parte di un gruppo all'Università di Padova che si chiama Science of Consciousness, in cui stiamo cercando di capire cosa sta disturbando questi bambini. Avete visto i numeri enormi dell'aumento dei disturbi del neurosviluppo. Studiamo il modo in cui il linguaggio può aiutare, la comunicazione. Ebbene, la comunicazione virtuale, non solo i campi elettromagnetici, ma soprattutto questo abuso di una comunicazione che non è più naturale, non è più emozionale, non coinvolge più, non stimola l'empatia, porta a isolarsi. Ora, fin quando succede negli adulti, il problema tutto sommato è minore, ma noi abbiamo di fronte una generazione che nasce in questo stato e che già a pochi mesi o a pochi anni viene esposta continuamente a una realtà che diventa sempre più virtuale. La pandemia, per esempio, sta aiutando purtroppo in questa direzione, per cui nei prossimi anni anche questo è un problema che dovremo affrontare insieme. Grazie. Ma lei pensa che per il secondo semestre possiamo collaborare già con il suo centro? Lei ci fa da ponte e lo facciamo insieme? Se possiamo proporci un programma di dialogo anche con altri colleghi, in modo tale che questa, da proposta di riflessione più teoretica, diventi anche una ricerca comune e una modalità per amplificare noi, la nostra voce a vostro supporto, perché a noi quello che interessa è trovare, lo dicevo, non solo un ascolto, ma una grande alleanza tra la parte di scienza, come qualcuno di noi dice, servizievole e non interessata al potere o al lucro, è la Chiesa che ci può comprendere e utilizzare in questa direzione. Per questo io sono convinto che è un'alleanza fondamentale che possiamo e dobbiamo fare. Grazie davvero, troveremo il modo allora per un programma ulteriormente stimolante per il secondo semestre. Ricordo che questa è l'ultima sessione
del corso per il primo semestre. Abbiamo terminato con il Dipartimento di Teologia Morale, il professor Prem Salxo, che ringraziamo. Naturalmente ringrazio ancora il dottor Burgio. Vorrei terminare con un augurio. Mi è arrivato oggi un regalo e un ricordo. Il ricordo del vescovo che mi ha fatto prete, che è morto l'anno scorso, carico di anni e di sapienza, 97 anni, Monsignor Dante Bernini, e continua a parlare, la sua eredità rimane continua, e in un foglio diceva: Natale, sono gli auguri di Natale che facciamo, Natale cade il 25 dicembre, certo, e quest'anno sarà anche profondamente condizionato dal DPCM, però il suo significato va oltre una semplice data. Gesù che nasce infatti non è soltanto un'immagine romantica, ma la sorgente stessa della speranza e della speranza cristiana. Natale ogni giorno allora, perché ogni giorno l'uomo ha bisogno di una luce che rischiari il buio della sua solitudine. Ogni giorno deve impegnarsi a costruire la pace. Ogni giorno c'è un fratello che chiede il nostro sostegno e aiuto. Sentimenti che David Maria Turoldo, frate dei Servi di Maria e poeta, di cui il 22 novembre è stato ricordato il centenario della nascita, ha trasformato in preghiera. Vieni sempre, Signore. Ecco questa breve preghiera. Vieni di notte, ma nel nostro cuore è sempre notte, e dunque vieni sempre, Signore. Vieni in silenzio, noi non sappiamo più cosa dirci, e dunque vieni sempre, Signore. Vieni in solitudine, ma ognuno di noi è sempre più solo. Dunque, vieni sempre, Signore. A tutti, buon Natale di cuore. A lei, dottor Burgio, e a tutti coloro che sono in collegamento, un abbraccio e, con gli auguri di buon Natale, un arrivederci al secondo semestre, quando manderemo informazioni sul nuovo programma e sui passaggi fondamentali e le modalità con cui svilupperemo ulteriormente il nostro cammino. Di cuore, grazie. Auguri.